Ragazzi, oggi ci facciamo compagnia con le pulizie del lunedì. Ahimè, il lunedì è sempre un po' dura. Io poi mi sono lasciata oggi un compito non troppo carino da fare. Mi devo pulire questo congelatore, il congelatore del frigorifero piccolo, che fa ancora il ghiaccio, è vecchissimo, avrà un 6-7 anni, forse anche di più, quindi non è quello no frost. Quindi ogni volta lo devo sbrinare, insomma, mi fa un po' disperare. Allora, adesso vado a mettere tutta questa roba nel congelatore di mamma e ho spento ovviamente il frigo. Guardate, anche si è anche versato qualcosa. Ho spento il frigo, faccio scongelare il di più e poi lo pulisco ovviamente. Ovviamente nel frattempo che aspetto non è che posso stare con le mani in mano, quindi mi do da fare, inizio la mia giornata sistemando un po' qui, un po' lì. Ieri, che era domenica, avevo fatto delle crepe che ovviamente due non sono state mangiate, quindi per fare spazio nel frigo inizio a riordinare. Io ovviamente mi sono fatta male, quindi mi metto i guanti. Infatti chi mi conosce sa che io i guanti non li metto mai, però stavolta mi sono proprio affettata il dito con la mandolina, un dolore pazzesco, ragazzi. Era una cretinata, ma è uscito un bel po' di sangue e il dolore l'ho avuto per più di una settimana. Forse è il punto particolare, delicato, non lo so. Comunque mi do da fare e, come vi dicevo, ho fatto un po' di ordine nel frigo. A volte si tende a mettere piatti più grandi, quindi ho aggiustato un po' qui, un po' lì, quindi di conseguenza ho lavato tutto. Qui c'è la birbante che sbircia, avevo un po' di zucca da consumare, quindi ho fatto un po' di sformati di zucca e li ho messi a raffreddare, quindi lui si attratta e va a vedere se c'è qualcosina che può spiluccare, e nel frattempo mi sistemo un po' di cose. Vai, brava, riprenditi l'acqua. No, questo chiudo io perché ti puoi scappare. Una volta raffreddati questi sformati, un giorno vi farò la ricetta, ve la voglio far vedere perché è molto leggera e saporita. Quindi dicevo, una volta raffreddati li vado a mettere in congelatore, così come, che ne so, tipo quando vado di fretta, quando mi va, la sera prima lo scongelo e basta solo riscaldarlo anche in friggitrice ad aria, che è come se fosse stata fatta il giorno stesso. Poi la zucca, no? Fosse stata cucinata il giorno stesso, perché non cambia per niente sapore. Dopodiché mi do una pulita veloce. Si sa, il lunedì è sempre un po' a rilento, infatti io il lunedì faccio le cose un po' a fatica, però ci sono da fare, si fanno sempre le solite cose. Infatti l'altro giorno ne parlavo anche con una di voi sotto i commenti, facciamo sempre le solite cose, ma purtroppo è così.
Aiuta mamma. Adesso mi faccio subito una riordinata ai giochi, ma tanto dureranno giusto 2 secondi, il tempo di passare l'aspirapolvere, e poi sicuramente vi farò vedere. Denise mi verserà i giochi per tutto il pavimento. Un po' mi arrabbio, però d'altra parte penso, la bambina comunque non ha niente da fare, non è come noi che passiamo la giornata a sistemare casa, abbiamo un hobby, cioè poi io non esco tanto perché mio marito adesso sta facendo orari un po' strani. Quindi diciamo che l'uscita, se ce la facciamo, ce la facciamo la sera, quando è già buio. Poi il tempo magari non è bello da poter portare la bambina al parco, quindi qualcosina sta bambina la deve pure fare. Però un po' mi fa arrabbiare, perché lei le mette in giro le cose ma poi non le raccoglie. Prima invece le raccoglieva, adesso ti devi proprio arrabbiare, devi alzare la voce per farglielo fare. E quindi parecchie volte mi alzo la voce e glielo faccio fare. Dopodiché ho cambiato il rullo, ho messo il rullo pulito, perché il tappeto l'ho lavato con la candeggina, non la candeggina dei delicati, l'ho lavato proprio con la candeggina, ci ho spruzzato proprio la candeggina perché c'erano piccole macchie che non andavano via, e adesso la candeggina mi dà una puzza, cioè non vi so spiegare, mi dà un proprio cattivo odore, come se fosse una puzza di ambiente chiuso. Adesso come vi devo spiegare? Quindi ho pensato di mettere un goccino di questo detergente qui nella lavapavimenti, non tantissimo perché poi se fa schiuma si rovina, quindi giusto un goccino, e con il rullo pulito, da non sporcare ovviamente il tappeto, lo passo. Ovviamente Denise sa che quando io passo sul tappeto lei non si deve proprio avvicinare, infatti quando lo lavo va proprio alla larga dal tappeto, l'ha capito la bambina. A questo punto sono arrivati i rinforzi, mio marito oggi aveva alcune cose da fare, quindi non è andato al lavoro perché doveva sbrigare alcune cose in mattinata, quindi lui fa leva sul ghiaccio, così dice non aspetti che si scongela tutto, perché poi comunque si farebbe il macello di acqua, quindi ha infilato il coltello tra il congelatore e il ghiaccio e in un unico blocco, si può dire, me l'ha tolto. Dopodiché io continuo così, me lo pulisco e me lo faccio con il sapone Alba, così non resta l'odore intenso dei detersivi nel congelatore. Ovviamente un po' d'acqua sul pavimento è caduta, poi passa, ripassa, così via, con le scarpe, con le ciabatte, quindi un po' di macchie si sono create, quindi anche se ancora non abbiamo pranzato, veloce veloce passo giusto la Tineco, perché vedete sono le 12:15, quindi mi devo sbrigare, passo la Tineco giusto davanti al lavello e il piano cottura, dopodiché mi dedico a una delle tante lavatrici che il giorno si fanno.
Ho fatto cambiare l'aria abbastanza nelle camere, quindi chiudo tutto e rifaccio i letti. Le lenzuola di solito le cambio o il sabato o la domenica, ma di solito il sabato, quindi oggi che è lunedì rifaccio solo semplicemente i letti senza la preoccupazione di cambiare le lenzuola. Allora, come vi dicevo, io sono stata di là a rifare i letti, ho sistemato l'altro bagno, qualcosina vi ho fatto vedere, qualcosina no, ma avete visto come quanti giochini ci sono già a terra? Il delirio. Vabbè, lasciamo stare, quindi io svuoto la lavastoviglie, queste sono le cose pulite di ieri sera, pranziamo e ovviamente riempio di nuovo e a ciclo continuo, è come un cane che si morde la coda, facciamo sempre gli stessi movimenti, sempre le stesse cose. Quindi ragazzi, noi dopo pranzo ci prendiamo un bel caffè, quindi ci rilassiamo, se così si può dire, ma vedrete dopo dalle immagini che per me non è finita qui. Ovviamente nel pomeriggio, se riesco, faccio qualcosina, cerco di non disturbare Denise, le sue due ore di sonno, dopodiché quando lei si alza io riprendo. Perché se sono asciutti i panni li devo sistemare, perché se si crea qualche altro caos lo devo risolvere ovviamente in casa e così via. E niente, io vi saluto e vi ringrazio ovviamente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!